Grazie dell'invito, ringrazio Antonio, il professor Antonio Giordano di avermi voluto, perché è un tema che mi sensibilizza molto e siamo anche noi molto impegnati. Mi piace proprio il progetto Donne Indipendenti e Libere. E io ricordo anche come una delle prime iniziative, quando divenni sindaco la prima volta, quello di costituirci parte civile in ogni processo di femminicidio. Poi il percorso certe volte complicato dei centri antiviolenza, ma mi piace proprio l'idea che non si deve trasformare la vittima in persona che deve scappare. E a me non piace l'idea che la persona che subisce una violenza deve essere protetta e deve essere allontanata, e chi fa violenza che deve essere allontanato. E questo associato a questo progetto mi piace perché punta proprio all'emancipazione. Quindi noi non dobbiamo solamente assistere, perché è chiaro che il paese ha fatto tanti passi in avanti. Io ricordo che quando entrai in magistratura nel 94-95 iniziavo a leggere certe volte alcuni verbali delle forze di polizia, una donna che subiva violenza, all'inizio, le prime domande, si doveva difendere. Ma come eri vestita? Ma come ti sei comportato? Cioè, è incredibile. Adesso non esiste più. Innanzitutto perché non esiste più. Diciamo meno. Anche perché sono meno. Infatti mi sono subito corretto. Perché meno. Anche perché molte donne sono entrate in polizia. Insomma c'è un livello di senso. Non è quello del 94, di come era quello del 74, ancora se andiamo indietro. Però c'è ancora tanto da fare nella mentalità. Cioè che la donna che subisce violenza deve essere messa in condizioni di operare esattamente come operava prima della violenza. Non deve trovare il luogo protetto in cui deve essere isolata, perché sennò c'è l'orco che la trova. È l'orco che deve essere allontanato. Quindi io credo che questo sia un lavoro importante, così come in città ci sono tante reti di volontariato, di associazioni che fanno un lavoro importante, un lavoro di ascolto, perché ci sono molte donne che ancora non denunciano. La maggior parte delle violenze si hanno nei luoghi che qualcuno pensa sono i più protetti, cioè le case. La maggior parte dei luoghi delle violenze si fa esattamente nelle case, moltissimo nelle famiglie in cui c'è cultura, quindi non è un tema c'è violenza perché non hai la laurea, esattamente il contrario. Anzi, molti casi avvengono in famiglie borghesi o medio borghesi, piccolo borghesi, in cui magari c'è quella vergogna anche di denunciare per le ricadute che si possono avere nell'immagine o nel contesto e altro. Quindi c'è un lavoro davvero complicato da fare, e soprattutto l'aiutare le persone che hanno subito violenze fisiche, psicologiche, perché poi sono tante le modalità, non c'è solo la violenza fisica di tipo tradizionale, a poter essere sostenuta nel percorso della formazione e del lavoro. E quindi mi sento di ringraziare gli imprenditori che aderiscono a questa iniziativa, visto già ce ne sono diversi, un bel segnale, perché il futuro e il presente sono soprattutto femminili. No, ieri pure ci siamo incontrati in una presentazione di un libro dove le autrici erano tutte donne. Ieri mattina abbiamo presentato una squadra di calcio femminile di Serie A femminile. Quindi noi, per noi questo va bene, perché vuol dire che andiamo sempre di più verso l'applicazione dell'articolo 3 della Costituzione, l'uguaglianza dei cittadini, però la battaglia è ancora lunga, e chiudo dicendo che alla fine noi siamo persone, e forse anche, se ci riflettete, la stessa distinzione maschio-femmina è riduttiva. Io l'ultima volta sono andato a votare, c'era maschi da una parte e femmine dall'altra, è riduttiva. Voi pensate che ci sono ancora persone trans che certe volte non vanno in ospedale per paura di essere discriminate, perché la carta d'identità ti dà un profilo diverso da quella che la tua sostanziale identità. Quindi ricordiamo sempre le persone, poi ognuno ha il proprio sentimento, la propria inclinazione, la propria attitudine, la propria identità, però questo è importante, che se mettiamo al centro le persone, secondo me abbiamo forse fatto anche un'interpretazione più avanzata. Oggi si parla di donne vittime di violenze, ma teniamo presente che le violenze sono anche più diffuse, e complimenti per chi ha subito e lotta, perché questo è il modo migliore per far sì che ad altri non accada quello che è accaduto alla propria persona. Ed è un messaggio molto forte, perché vuol dire che sa quella forza di reagire e di aver incontrato evidentemente nella vita anche le persone giuste che ti hanno teso una mano. Il Comune di Napoli, chiudo davvero, per quello che può fare, starà sempre al fianco di queste iniziative, perché credo molto nel partenariato pubblico-privato. Per pubblico poi ci stanno le università, le scuole, le istituzioni di prossimità, il sociale, il comune, le municipalità,
ma senza anche le forze sociali, le persone, le collettività comunque rappresentate, noi queste battaglie non le vinceremo. Quindi ci tenevo in una giornata, Antonio lo sa, convulsa, perché poi devo anche partire a portare la mia testimonianza di persona e di sindaco di Napoli. Grazie.